Colleghi, riprendiamo a questo punto la seduta. Prima di passare alla conclusione dell'intervento dell'onorevole Soria, che stava parlando e che ovviamente ha diritto a concludere, dell'onorevole Di Salvo che si era iscritta a parlare, intendo precisare che ovviamente mi farò carico di sottoporre all'ufficio di presidenza i fatti accaduti prima della sospensione della seduta ai fini delle decisioni, di competenza. Onorevole Soria, non posso, onorevole Soria, stava parlando lei. Rinuncia? Onorevole, rinuncia anche l'onorevole Di Salvo. Bene, l'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge di ratifica numero 3056, 3155, 3085, 2620. Passiamo dunque al seguito della discussione del disegno di legge di ratifica già approvato dal Senato numero 3056, ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari fatto a Roma il 13 dicembre 2013. Ricordo che nella seduta di mercoledì 9 settembre si è conclusa la discussione generale, le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti all'articolo 1, se nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, non mi pare che nessuno intenda intervenire, lo pongo in votazione. La votazione è aperta. Colleghi, è il primo voto, però vi pregherei di accelerare le operazioni. Grazie.